Buongiorno carissimi amici di Real Team TV, oggi una sorpresa, è tornato a trovarci Ippolito Edmondo Ferrario, benvenuto. Grazie, grazie, ben ritrovati. Qui, poi è la seconda volta che vieni, stavolta per presentare un altro noir, Assedio Mortale a Milano, la terza indagine del banchiere Sforza, sempre per Frilli Editore. E quindi non ci resta che salutare la nostra splendida Giusy, come sempre. Benvenuta Giusy, buongiorno. Grazie direttore, buongiorno a lei, benvenuto Ippolito, è sempre un grande piacere ospitarti e aggiungo leggerti perché quella è un'altra cosa importante. Ciao Giusy, mi fa piacere, grazie, anche per me è un piacere reciproco. Allora, i nostri amici si ricorderanno della bellissima intervista che abbiamo fatto per i Diavoli di Bargai. Ovviamente invito per chi non l'avesse fatto ancora di andarla a guardare, però oggi parleremo di un nuovo episodio del nostro ormai amato banchiere. Voglio aggiungere che Ippolito è uno scrittore e ha già scritto tantissimi libri, anche diversi fra loro, di genere, per diverse case editrici importanti. Ha anche collaborato con mensili e quotidiani, però oggi parleremo appunto del nuovo episodio. Eccolo qui, lo facciamo subito vedere, lo ripeto, Assedio Mortale a Milano, la terza indagine del banchiere Raul Sforza, Fratelli Frilli Editori, collana Super Noir Bros. Allora, il nostro banchiere che ormai, insomma, siamo, come dire, affezionati a questo antieroe, fammi dire perché lui è un po' un antieroe. Certo. Soprattutto in un periodo di politicamente corretto, devo dire che lui è particolarmente interessante. Allora, c'è una grande protagonista in questo episodio che in qualche modo mi ha colpito perché io ci vivo, che è la nostra Milano, dico nostra anche del direttore, che fa da sfondo a questa storia, una storia avvincente, una storia sicuramente con una trama corposa, con tutti gli ingredienti del noir, ed è una storia molto attuale, direi anche inquietante di quanto sia attuale. Forse noi che viviamo a Milano, peraltro, lo percepiamo ancora di più. Ma mi fermo perché voglio far parlare te. Intanto il nostro banchiere nero, per chi ancora non lo conoscesse, vogliamo dire qualcosa di lui? Vogliamo dire chi è questo personaggio? Sì, proprio due parole, banchiere nero, naturalmente per il suo passato negli anni 70, un passato legato all'eversione nera, quindi alla politica extraparlamentare, però è un passato, diciamo così, relativamente condizionato da questo passato, cioè ecco, non vorrei che uno pensasse di trovarsi di fronte a una sorta di nostalgico, è un personaggio assolutamente a sé, a me piace dire che è tutto il contrario di tutto, cioè è enigmatico a tal punto che è veramente difficile capire la psicologia del banchiere, perché è un antieroe, un antiprotagonista, e veramente credo di aver, cioè, ho cercato di aver creato un personaggio nuovo, originale, un po' diverso, diciamo così, dai personaggi che si riscontrano perlomeno nel panorama classico noir. Questa è un po' la cosa. È un personaggio che appunto ha vissuto negli anni 70. Banchiere di professione ricchissimo, però la sua vera professione è soprattutto l'intrigo, tramare nella politica cittadina e nazionale. Ha un suo, diciamo così, percorso, ha un suo obiettivo, che è quello di creare, distribuire il caos per poi arrivare forse a una società migliore, forse un megalomane anche, però diciamo così, questo è il personaggio. E sembrerebbe tutto negativo in questo quadro, però c'è anche qualcosa di positivo, fortunatamente, se no sarebbe un personaggio totalmente negativo. Ha anche degli sprazzi di un'umanità che uno non si aspetta, però conoscendolo libro dopo libro, forse lo si inizia anche ad apprezzare e forse si sta dalla sua parte. Questa è un po' la mia idea e credo che questo sia quello che pensano anche i lettori. Concordo da lettrice, tra l'altro appassionata appunto ormai di questi vari episodi. Hai nominato il caos, direi che in questo caso Milano si trova nel caos.
Ecco, cosa Sì, ti io ho scelto la tematica che tu appunto hai accennato molto all'attualità, l'immigrazione. Allora, io quando ho iniziato a scrivere il libro, più di un anno fa, naturalmente il tema dell'immigrazione è un tema che ci accompagna da decenni, non è una cosa che è nata quest'anno, l'anno scorso o meno. Ma stranamente non ho avuto l'intuizione, è una pura casualità che forse ho descritto una situazione che è molto... che era verosimile e che si sta proprio verificando in queste ultime settimane, cioè ovvero questo arrivo in massa di migranti sostanzialmente incontrollato. Naturalmente poi nel libro si parla di questa migrazione pilotata a livello politico per poi mettere in difficoltà il sindaco di Milano, e qui poi dopo subentra il nostro banchiere. E poi ho voluto raccontare in qualche modo la storia di una famiglia di questi migranti che appunto fanno questo viaggio della speranza, arrivano a Milano e poi la loro storia si intreccia inevitabilmente, in particolare quella di un bambino con quella del banchiere, che è una cosa che può sembrare molto strana dopo aver descritto il banchiere per quello che è, però le loro storie, le loro vite si intrecciano inevitabilmente a Milano, in una Milano che appunto è gettata nel caos da questa presenza non prevedibile, queste migliaia e migliaia di migranti che arrivano di colpo e mettono in difficoltà la città. Chiamiamola anche invasione, perché purtroppo ci troviamo proprio in una situazione appunto di non controllo. Ho premesso che parliamo di un tema di attualità e abbastanza, come dici tu, adesso lo stiamo vivendo proprio in questi mesi proprio. Quindi questo cosa comporta? Comporta un clima anche poi di corruzione, di violenza, di problematiche, perché ovviamente poi scaturiscono varie situazioni. Certo. Quindi questo è abbastanza, insomma, descritto molto bene in quella che è questa trama. E poi ci sono questi milanesi che si dividono anche in, come dire, atteggiamenti di come dire, eccessivi o da una o dall'altra parte. No, troviamo una xenofobia, come troviamo pure un'accoglienza, come dire, a tutti i costi, rosea, non c'è nessun problema, va tutto bene. Cosa succede a questa società? Cosa sì, io ho cercato, ma in qualche modo, nel mio piccolo, perché io non mi reputo certo un sociologo o meno, piuttosto magari un osservatore nel mio piccolo della realtà in cui vivo, al centro di Milano e tutto, ho cercato un po' di immaginare come poteva essere l'atteggiamento di milanesi e anche di tantissimi turisti che troviamo in questo momento a Milano di fronte a questa invasione. Quindi anche degli atteggiamenti improbabili, no? Oggi, adesso se io esco a Milano in questo momento, c'è la settimana della moda, penso che quasi tutte le persone girino con in mano un cellulare e stiano instagrammando tutto l'impossibile e immaginabile. Ecco, anche di fronte magari alla disperazione dei profughi che arrivano, io penso che molte persone assisterebbero a questa invasione di massa come uno spettacolo per pubblicarlo sui social, perché questa oggi è la psicologia delle persone, insomma, che io percepisco in maniera predominante. Poi certo ci sarebbe questa divisione che purtroppo attanaglia l'italiano, che è quello sempre di dividersi come in due tifoserie, cioè o pro o contro, non si cerca mai di capire un po' i problemi senza questa divisioni in due parti nette, ecco. Quindi ho cercato un po' di immaginare, diciamo così, le reazioni delle persone. Poi naturalmente ci sono i personaggi, c'è il banchiere come vede lui l'immigrazione, c'è il sindaco di Milano che è sotto ricatto, cioè non lo so, naturalmente è una visione personale, ho immaginato tanto, però mi sono anche divertito, devo dire che dal punto di vista della psicologia, nel raccontare le varie situazioni, quello che potrebbe succedere o meno, anche se poi appunto è un divertimento da scrittore, però le situazioni descritte non sono, ecco, divertenti, cioè c'è della tragicità, ecco, se vogliamo metterla. Assolutamente sì, perché poi appunto, come accennavo, poi si arriva anche a parlare di quello che succede nei campi dei migranti, delle violenze, di quello che poi proprio è un'escalation di... Sì, e permettimi, forse il tema, cioè più che l'immigrazione, diciamo così, l'invasione, come giustamente detto, è proprio il traffico di esseri umani, che è una cosa che spesso passa in secondo piano, però queste persone sono al soldo di trafficanti che ci guadagnano, trafficanti internazionali, oltre anche alle persone che guadagnano qui su questa, secondo me, un po' finta accoglienza, non c'è una vera e propria integrazione. Quindi sono queste le problematiche, non è né un libro né buonista né contro l'immigrazione,
ho cercato di dare una terza via, una nuova visione, veramente, permettimi, non voglio essere il sociologo di turno, il politico di turno, però ho cercato di riequilibrare un po' le varie visioni che si sentono spesso urlare in televisione, magari dai politicanti di turno. Ecco, tutto qui. Tutto qui. Quello che ultimamente, almeno a parer mio, manca è proprio quello che dici tu, questa divisione in fazioni o da una o dall'altra parte che non porta a risolvere i problemi e a volte semplicemente è solo, come dire, una facciata ipocrita e nulla. Assolutamente. Perché invece poi i problemi andrebbero risolti in altro modo per evitare sofferenze e problematiche. Ecco, al di là di questo atteggiamento, accoglienza ipocrita, viene fuori una Milano anche un po' ipocrita in alcuni casi, una Milano che vuole nascondere la povertà, una Milano che vuole far vedere che è tutto, come dire, luccicante, però nascondendo sotto il tappeto un po' delle problematiche. Questa è un'altra cosa che si percepisce. Sì, forse questa problematica la sento molto io a livello personale. Io abito in centro, vivo in centro e nonostante questo continuo sbandierare di questo incredibile modello Milano, così vincente, così, però io dico anche per chi vive a Milano, per il cittadino che vive a Milano, questa città è molto complicata. La qualità della vita a Milano, secondo me, è scaduta. Non stiamo parlando solo di opportunità di lavoro. Le opportunità di lavoro sono una cosa, viverci è un'altra. E dal mio punto di vista la qualità è estremamente in discesa. E lo dico come persona che ha anche dei figli. E vedo che le problematiche, ma tante, non è questa la sede per parlare, secondo me, della quotidianità. Però, ecco, ti dico, sì, è una città dove c'è una grandissima finzione, ma poi vivendola quotidianamente ci si accorge che dietro questo oro, appunto, ci sono anche delle cose che vengono nascoste, vengono messe in un angolo, ma poi ritornano. Basta, non so, adesso dico una banalità, uscire la sera, io vedo la povertà estrema, è pieno di senza tetto in centro, cioè c'è un sacco di disperazione. Poi di giorno va tutto bene, ma la sera si vedono cose che, insomma, non fanno piacere, purtroppo. Non è una critica, ecco, non è una critica bigotta dire il decoro, assolutamente, non è una questione di decoro, ma di tristezza verso un'umanità che è veramente degradata. Certamente. E poi aggiungo anche un problema di sicurezza. Tu dicevi io anche. Ah, quello. Si parla di percezione, ma io credo che sia veramente poco da nascondere. Milano è sicuramente in difficoltà anche da questo punto di vista, è peggiorata nettamente, lo dico. Basta aprire un primo sito di cronaca, certo, sì, è vero, assolutamente. C'è un problema di sicurezza che è innegabile, che molti negano, però la cronaca effettivamente non fa sconti, quindi vedremo. Ma torniamo a noi, ma nel senso, ci sono tutte queste belle cose dentro questa storia forte, ancora una volta aggiungo, perché mi era già piaciuto l'episodio precedente e non hai deluso minimamente le aspettative. Tra l'altro mi sembra di capire che ci sia anche un po' un arrivederci, no? Stiamo lavorando a qualcosa di nuovo. Sì, faccio una piccola premessa, praticamente questo è il terzo libro in 3 anni, ogni anno sostanzialmente una volta che ho messo in moto il personaggio, divertendomi, sono arrivato al terzo capitolo, diciamo così, della serie. Nello stesso tempo mi accorgo che non desidero diventare una sorta di librificio, cioè sarebbe facile dirti sì, è vero, c'è in cantiere il quarto libro, sì, però non adesso, non subito. Nel senso che ho bisogno anche un attimino di riposarmi, lasciare decantare questo episodio. Il banchiere mi farà compagnia sicuramente ancora per tanto tempo. Per quest'anno, quello che ti posso dire, mi farà compagnia a fumetti, perché sto lavorando al fumetto tratto dal primo libro, Il banchiere di Milano. Quindi presumo che per febbraio uscirà il fumetto tratto dal primo libro e sarà, diciamo così, il prodotto editoriale fino all'anno prossimo, fino all'autunno. Poi quando avrò voglia mi metterò a scrivere il quarto libro, che ho già in mente, però per il momento voglio un attimino riposarmi, mettiamola così. Il fumetto è una bellissima novità e colgo anche l'occasione per dire che anche in questo caso tu hai coniugato la forza della penna, della lettura, a quella dell'immagine, perché ho visto anche in questo caso dei trailer, dei video, che invito anche gli amici a casa a vedere sul canale YouTube, il tuo canale YouTube, ho visto,
Insomma, poi mi piace tantissimo la voce, tutto, non dico niente perché è veramente forte come, insomma, come immagine che arriva soprattutto dopo aver letto il libro e trovo che sia ancora una volta, perché lo avevi già fatto, un'idea Sì, è vero. di collegare comunque la scrittura e quindi la lettura che tanto amiamo, però alla potenza anche dell'immagine e della voce, quindi questi bellissimi trailer vanno insomma a condire poi il tutto in maniera fantastica, quindi complimenti. Grazie. Sì, merito anche di questo attore Alberto Bergamini, che è lui che ormai ha dato la voce, diciamo così, al banchiere, che legge questi estratti e poi questi trailer, ed effettivamente io stesso riconosco che una recitazione di un certo tipo amplifica incredibilmente la scrittura. Ecco, io stesso rimango abbastanza stupito dall'interpretazione, piace molto anche a me. È molto bravo, devo dire, Sì. se ci guarderà, ci sta ascoltando, vi faccio anche i nostri complimenti perché è molto bravo e come dici tu amplifica notevolmente il che rende emotivamente il tutto molto più bello, più forte e quindi è una bellissima idea. Allora ti aspettiamo, Ippolito, perché ok, riposati, però noi ti aspettiamo comunque. Bene. Ci piace leggerti, quindi ci perdonerai, però insomma, ti vogliamo anche un po' al lavoro, concediamo il riposo, ma ti aspettiamo volentieri, sei sempre il benvenuto, ovviamente. Con piacere, assolutamente tornerò, grazie. Grazie a te, ricordo ai nostri amici a casa l'acquisto e la lettura di Assedio mortale a Milano, la terza indagine del banchiere Raul Sforza. Fratelli Frilli Editori, collana Super Noir Bros per Rete in TV, Ippolito Edmondo Ferrario. Grazie ragazzi, Grazie. alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, Non gentilissimi, fare troppa grazie. pausa, però mi raccomando, aspettiamo il quarto, eh. No, no, va bene, è promesso. Grazie, Ciao, alla ciao. prossima. Ciao, state bene, grazie, ciao.